Oggi è la festa della mamma. È vero che quest'anno è un po' particolare e anche il ruolo della mamma è un po' cambiato, ma non troppo. Ci ha rimaggiornato. Quindi ecco le frasi che possiamo usare noi mamme dopo il coronavirus. Partiamo? Stai uscendo a mamma? E mettiti la mascherina della salute, che è una cosa. Che poi comunque mi dovete mettere pure la maglia della salute, perché la mascherina è per il virus e la maglia è per sempre. Ma quando ti congiungi, posso avere la soddisfazione di avere congiunto? Ah, che bella soddisfazione, oh figlio mio, che è congiunto. Ma quando mi fai un congiuntino? Quando mi fai a Divinano un bello congiuntino? Ho una congiuntina come vuoi tu. Dove stai andando? Con gli amici? Uè, ma raccomando, non lontana, eh? Però non ti avvicinare a me. Guarda che ti controllo, Non ti avvicinare, che non metti, sennò io vengo là. Non ti allontana e non ti avvicina. Fa una cosa media. Non è facile a fa' mamma di questi tempi. Sanna piglia e misura. E se esci, mi raccomando, non fare assembramenti. Non mi fa sapere che hai fatto assembramento, perché sennò quando torna a casa ti rongo pure l'orest. È pure test. Ti rongo l'orest e l'orest. Ha già fanno cuofo nei test. Ha già sapere se sì positivo. E poi ti rongo pure l'orest. Tatta corta. Io mo lo so cosa state pensando voi figli. Mo ci sta il distanziamento sociale e non possiamo avvicinarci. E quindi non potremmo mandare a chiappare. Invece no. Perché io mi sono fatta una cucchiarella lungo un metro. Così sto alla distanza autorizzata. Ma mi posso dare la cucchiarella in coppa in mano. Com'è furba mamma. Perché l'educazione non prevede distanze sociali. E con la cucchiarella lunga fa pure più male. E per il principio di Archimede, o ti pigli una mano, o una capa, o un piede. Comunque ti pigli. La leva non se l'ha inventata Archimede. Se l'è mandata a mamma. Diceva, a chi me? Leva da Nanz. Però c'è una domanda che rimarrà sempre uguale e non cambierà mai. Ed è, hai mangiato? Noi mamme, ma sapete se avete mangiato? Perché ci può stare qualunque pandemia, qualunque problema. Ma una mamma si preoccuperà sempre di sapere se hai mangiato. Uè, non facete più asciugate, per venire come vuol dire, perché io me ne accorgo pure sotto la mascherina. E un'ultima cosa, tutti i baci che non vi abbiamo dati in questo periodo, noi ve li siamo segnati. E io li voglio tutti, da primo all'ultimo. E non ci potete dire manco niente, ne abbiamo il diritto. Una mamma è buona per cento virus, ma cento virus non sono buone per una mamma. Comunque, se non riuscite a trovare vaccino, venite in coppa a seggi, vicino a Oliette, che ha lasciato sempre tutte cose sotto i panni.